Allora, questo qui è un premio Nobel britannico e ha detto che le donne nei laboratori sono un problema perché piangono quando vengono criticate. In tempi prima alcuni dicevano che non volevano le donne nei laboratori perché il frusciare delle gonne distraeva gli studenti, dico, sei malato, cioè inchiodo fisso. Allora, con molto spirito, questa archeologa inglese, Rebecca Pritchie, quando ha scavato uno scavo dell'età del bronzo, dice: più tardi quel giorno ho riempito questo scavo dell'età del bronzo con le mie lacrime donnesche archeologiche, e ha fatto un post in risposta a questo demente. Comunque, la situazione è descritta molto bene da Kathleen Lonsay, cristallografa. Lei è stata la prima donna che è entrata alla Royal Society di Londra. Quando i coniugi Curie sono andati a parlare alla Royal Society di Londra dei loro lavori, Pierre Curie ha presentato il lavoro, che lui riconosceva sempre il lavoro della moglie, ma lei è stata nel pubblico insieme alle donne, comprese le donne laureate in fisica, che però le mogli degli altri congressisti, ma lei non ha potuto parlare. Quindi è stato professore di chimica e poi ha ricevuto il cavalierato. Poi, se sono maschi, diventano sir, se sono femmine, diventano dame, comunque è l'equivalente del sir. E dice: è molto interessante quello che dice, perché è molto, lei è stata candidata al Nobel tante volte, non gliel'hanno dato. E dice che perché una donna, soprattutto una donna sposata con figli, lei ne ha avuti due, diventi una scienziata di primo ordine, deve prima di tutto scegliere o avere scelto il marito giusto. Questo lo vedremo in queste storie, che è fondamentale, perché se non c'è la collaborazione in famiglia, poi diventa molto difficile. Capace di riconoscere i suoi problemi ed essere disposto a condividere. Se è ben addomesticato, tanto meglio. Poi deve essere una buona organizzatrice ed essere piuttosto spietata nel rispettare il suo programma, cascasse il cielo, perché non ci sono gli aiuti. Poi dice che deve riuscire a dormire molto poco, perché la sua settimana lavorativa sarà almeno il doppio di quella del sindacalista medio, perché poi c'è anche la casa. C'erano anche premi Nobel che andavano quando il marito, poi gli faceva la valigia per il marito, poi sistemava la casa e poi partiva. Sì, non è che fosse mai tanto condiviso il lavoro. Deve andare contro tutta la sua prima formazione, perché l'avevano educata a fare qualcosa d'altro, e non deve importarle il fatto di essere considerata un po' strana, perché comunque normale non è. Deve essere disposta ad accettare responsabilità aggiuntive, anche se sente di averne più che abbastanza. Ma soprattutto deve imparare a concentrarsi in ogni momento disponibile e non avere bisogno delle condizioni ideali per farlo. Sottinteso, non le avrà. Maria Curie aveva questa, era una delle caratteristiche di Maria Curie, che lei riusciva, fin da bambina, quando studiava, si isolava dal mondo. E quindi era proprio lì, concentrata. Questo l'ha aiutata moltissimo. Cominciamo, partiamo dal Settecento. Mary Ann Pierrette Pulse, sposata con Antoine Lavoisier. Infatti il nome dice: ma chi è? È un personaggio veramente interessante. Qui vediamo la coppia. Lei è un autoritratto, lei è una brava pittrice che aveva studiato con Jean-Louis David, che è quello che poi, in questo ritratto che al Metropolitan li ha dipinti. C'è tutta una lunga storia su questo ritratto, ma non ci stiamo coi tempi. Lei rimane orfana 3 anni, viene messa in un convento di suore, la solita preparazione. Poi una parente del padre di lei, che era un abate, aveva un amico che aveva 55 anni, uno un libertino, diciamo, una persona abbastanza squallida, che cercava una moglie molto giovane. Qui si parla delle spose bambine, non è che anche da noi non è che scherzassero. Voleva una moglie molto giovane, con una buona dote, perché lui era in bolletta. E quindi cioè, le cercavano giovani, intanto perché erano carine e poi perché così le potevano comandare, perché lei aveva 13 anni quando si sarebbe dovuta sposare. Il padre era disperato, lei non lo voleva, ha detto: è un essere laido, fa schifo, perché lei aveva un caratterino già fin da allora.
E solo che il padre non poteva, non sapeva come opporsi perché era il suo datore di lavoro, quindi restava, rischiava di perdere il suo incarico, che condivideva poi con Lavoisier. Lui era un amico di famiglia, aveva 27 anni, quindi un po' di anni più di lei, ma andavano d'accordo, li andava a trovare e gli ha chiesto se voleva sposare la figlia, piuttosto che l'unico modo per salvarla era farla sposare con un altro. E la cosa funziona, in realtà è un matrimonio che funziona. Lui la fa studiare le lingue, e lui non era tanto portato, ma lei sapeva bene l'inglese, e il tedesco, il latino. E poi studiava disegno, perché visto che era molto portata, ma fa studiare chimica. Lei sarà la sua collaboratrice finché lui non sarà ghigliottinato in laboratorio, ma non l'assistente, lei proprio lavorava. Dopo, nel trattato elementare di chimica, è difficile vedere qual è il contributo di uno o quello dell'altro, perché non è questo l'ho fatto io, lavoravano insieme. Quello che è sicuro è che sue sono tutte le tavole, le ha tutte disegnate lei, e si ritrae, quindi sono gli esperimenti che facevano sull'ossigeno, e soprattutto quando c'era... lei gli traduceva dall'inglese i lavori dei colleghi e insieme scrivevano anche le confutazioni, perché lui l'inglese non lo sapeva parlare tanto bene. Parlava solo tedesco? No, francese. Lavoisier. E questi sono il famoso trattato elementare di chimica con cui nasce la chimica vera, cioè non è più alchimia perché si pesa tutto, è diventata una materia scientifica. E questa è una delle apparecchiature che usava Lavoisier per fare gli studi, questi erano quelli sull'ossigeno, perché vedo le campane. Allora, questo è il disegno di Mary Ann. Allora, hanno provato a riprodurre l'apparecchiatura usando il disegno, è precisa al millimetro. Cioè, era veramente, tutte le tavole sono sue, sicuramente perché non sapeva disegnare. Però lei ha anche lavorato anche per la stesura, per scrivere, ma anche seguire gli esperimenti in laboratorio. Non hanno figli, perché lei a 16 anni rimane incinta, però perde il bambino e dopo non è più riuscita ad averne. E queste sono le altre, ogni tanto si autoritrae anche lei. Purtroppo il problema è che scoppia la rivoluzione francese. Loro erano molto noti perché avevano un salotto con cui si riunivano tutti gli scienziati del tempo a casa loro. E allora c'era una frase del diario di Robert Hooke, che è quello che ha fatto tutti gli studi sulle molle, il fisico, la legge di Hooke sulle molle, quello, e che diceva, quando arrivi in casa loro, dice, la prima cosa che ti colpisce di Marianne, che è una donna bellissima, è elegante, è molto simpatica in compagnia, e così poi ci parli di scienza e ti accorgi che è anche molto intelligente. Perché... No, quando viene imprigionato sia suo padre che Lavoisier, lei cerca fa di tutto per cercare di liberarli. Molti dei suoi colleghi non lo aiutano. Lei poi si vendicherà perché se li è segnati sul libro nero. Loro vengono ghigliottinati, lei viene imprigionata, anche lei sta 3 mesi nelle carceri, riesce a salvarsi, ma le portano via tutto, cioè la casa, il denaro, anche tutti gli appunti e le attrezzature scientifiche del marito. Lei esce fuori col vestito che aveva addosso. Dopo, uno dei servitori della loro tenuta la prende in casa sua, poi dopo lei riuscirà, dopo il ribaltone nella rivoluzione, riuscirà a recuperare la proprietà che amministrerà lei, che era anche molto brava in questo, e riuscirà a riprendere la sua vita, a recuperare gli appunti, quindi scriverà le memorie, che le memorie non sono un diario, sono l'attività scientifica. E però in laboratorio recupera il materiale, però dopo si occuperà più di beneficenza dell'amministrazione della tenuta. E qui la vediamo, questa è una vignetta che hanno fatto perché Lavoisier ha asfaltato una teoria sbagliata del tempo. Cioè, per spiegare i fenomeni di ossidazione dei metalli, si erano inventati questa cosa immaginaria che si chiamava flogisto, che entrava e usciva dalle molecole. In realtà non esisteva, perché poi si erano inventati il flogisto col peso negativo, cioè delle cose veramente assurde.
Allora c'era questo inglese che aveva scritto questa cosa e lei traduce tutto il lavoro in inglese, poi insieme alla Boisier fanno gli esperimenti e lo asfaltano e poi scrivono la replica in inglese e pietra tombale sulla teoria del flogisto. Dopo la rivoluzione lei riesce a far incarcerare quello che gli ha fatto fuori tutti i soldi, perché non mollava. E riceve anche molte proposte di matrimonio. Erano tutti scienziati, tra cui Dupont, che è quello che ha fondato la Dupont, dopo lei l'ha rifiutato e lui è andato negli Stati Uniti e ha fondato la Dupont de Nemours, che è la Dupont, quella di adesso, il colosso della chimica. E invece incontra, per sua sfortuna, Benjamin Thompson, il conte di Rumford, che aveva fatto, era un po' un filibustiere per certi aspetti. L'aveva cacciato dalla Germania perché aveva fatto anche la spia. Insomma, come persona non era un granché. E questa è la descrizione. Lui andava alla ricerca della moglie con dote, anche lui. E allora sembra che parli di un cavallo, di una mucca da comprare al mercato. Perché dice buona salute, buona società, una bella fortuna, reputazione rispettabile, perché una magnifica casa, e doveva essere estremamente bella da giovane e non è del tutto spiacevole, guarda, è ancora in buono stato, cioè non casca a pezzi. Dopo lui voleva... Sì, esatto. Il problema è che lui non voleva che lei collaborasse con... Lei voleva lavorare con lui in laboratorio per le sue ricerche. Lui non voleva nessuno, voleva solo che lei lo mantenesse e fare le sue cose. Più gli davano fastidio che lei facesse questi ricevimenti e tenesse questo salotto. Infatti c'è stato l'episodio, quello... topico, che è stato che lei ha organizzato un banchetto e lui fa chiudere i cancelli della tenuta a chiave e si tiene le chiavi, le fa chiudere i servitori. Allora lei cosa fa? Fanno il banchetto sul cancello, lei da una parte, gli ospiti dall'altra, poi finito il banchetto si fa preparare due belli annaffiatoi pieni di acqua bollente e gli annaffia le sue amate rose. Le ha cucinate e dice non avremmo mai e poi mai dovuto pensare al matrimonio in sé una dragonessa. Dopo 3 anni si separano, lui ha una buona uscita, quindi insomma se ne va via, muore poco dopo, ma è uno che stava un po' sull'anima a tutti perché era antipatico come persona anche con i colleghi, perché dice ha reso tanti servigi ai suoi simili ma senza amore e stima per essi, quindi... E non parlano neanche dei suoi lavori sul calore, che è l'unica cosa poi importante che ha fatto. Però dopo lei, quindi riesce a ricostruirsi una vita, però ha avuto il marito che è stato disponibile. Non è successo la stessa cosa a Clara Immerwahr, siamo nel secolo dopo. Clara Immerwahr è stata moglie di Fritz Haber. Poi la storia di Fritz Haber nel canale YouTube del Roiti c'è la conferenza che ho fatto 2 anni fa. E lei apparteneva all'alta borghesia ebraica di Breslau, che adesso si chiama Wrocław e si trova in Polonia. Perché il territorio polacco, dopo varie guerre traversi varie, è stato spezzato in 3. Un pezzo è andato sotto l'impero austro-ungarico, uno sotto l'impero prussiano, dove viveva sia lei che Haber, perché erano della stessa città, e l'altro sotto la Russia, e lì è dove nasce a Varsavia Marie Curie. Il padre era un chimico, e quindi lui ha fatto studiare tutti i figli, maschi e femmine, solo che i maschi potevano andare al ginnasio e quindi poi proseguire all'università, le femmine potevano seguire o le scuole femminili o al massimo quelle per formare le maestre. E lei segue questa scuola per maestre perché poi aveva trovato una scappatoia che le maestre potevano frequentare come auditrici le lezioni all'università, perché era come un corso di aggiornamento, qui, purché avessero ottenuto da ogni singolo professore l'autorizzazione scritta a seguire le lezioni. Quindi ha dovuto peregrinare da tutti, ce l'ha fatta. Dopo un anno riesce a sostenere come un esame di abilitazione che le permette poi di frequentare l'università e conseguire, prima donna sicuramente dell'impero prussiano, il dottorato in chimica. Proprio nel
1900, alla fine del 1900. Questo è proprio il foglietto, la locandina della cerimonia data alla facoltà di filosofia. E allora il rettore prima fa una gran sviolinata, questo qua, quello là, poi dice: non desidero vedere l'avvento di una nuova era, sottinteso. Questa ce l'ha fatta fare il dottorato, scordatevelo, era pieno di donne la sala. Invece lei va a lavorare come assistente di un elettrochimico, Richard Abeck, che era anche poi amico di Fritz Haber. E lì è stata una sfortuna aver incontrato Fritz Haber. È pubblicato 3 lavori completi, altre 2 note, solo che dopo a un congresso, l'anno dopo il dottorato, incontra Fritz Haber, un congresso di elettrochimica, che aveva già conosciuto quando era più giovane, e lui le chiede di sposarla dopo qualche mese. La prima volta gli dice di no. Poi dopo lui aspetta qualche mese, poi torna qualche settimana, perché si sono sposati poco dopo, e accetta la proposta di matrimonio. Nei suoi diari lei ha scritto molto, e con Abeck dopo lei si deve cambiare città, quindi deve interrompere il lavoro di ricerca che faceva, perché passano a Karlsruhe, quindi proprio in Germania, e lei dice: l'ho fatto perché volevo essere una persona completa, quindi non esclude nessun aspetto della mia vita. Il problema è che avevano idee diverse su come vivere questa vita matrimoniale, perché Abel voleva una moglie da professore universitario, quindi una persona che si presenta bene, elegante, colta, però anche di società, che crea tutti quei rapporti sociali che servono poi per la carriera del marito. Lui le organizzava sempre delle gran cene all'ultimo minuto, quando ci doveva pensare lei. Lei invece voleva lavorare in laboratorio. E lei dice: io mi sento viva quando sono lì. Però a lui non interessava, e anche l'ambiente non è che fosse così accogliente. Infatti dice, sto lavorando tutti i pomeriggi in istituto adesso, mi sento meglio. Lei lentamente scivola nella depressione, si vede, perché si vede negato uno spazio. Quello che poteva fare erano queste conferenze sulla chimica e la fisica nella casa, in cucina. Erano a pagamento, ma quello lì, in un ambiente bacchettone come quello prussiano, andava bene, ma è sempre robe da donne, no? E poi nasce il figlio, Hermann. Figlio Hermann, che sarà una gravidanza difficile, un figlio malaticcio, che quindi e lei dopo diventa iperansiosa. Sentite il commento, il telegramma del marito per la nascita del figlio: mia moglie è a posto e Rospo sta bene, Rospo sarebbe Hermann. E infatti poi non se ne cura, Hermann sarà sempre grasso e poi alla fine morirà suicida quando sarà più grande. Fritz è così assente che se non gli portassi suo figlio per un po' ogni tanto, non saprebbe nemmeno di essere padre. Tra l'altro, appena partorito, lui se ne va per 6 mesi negli Stati Uniti e la lascia da sola a gestire tutto. E che lui aveva un doppio aspetto, cioè fuori casa gli studenti lo adoravano, perché era un professore fuori dalle righe, era divertente, innovativo, alla mano. Era un po' sempre una prima donna che era sempre al centro dell'attenzione, era un ipercinetico, dormiva solo coi sonniferi perché era sempre in frullo. E la gente si era fatta l'idea, perché poi è questa la cosa triste, che la vittima sembra la causa dei problemi di chi invece glieli ha creati, perché dice la sua vita non è felice, cioè bisogna chiedere come era messa Clara. L'unica cosa, si sfogava poi per lettera con i vari amici. Un amico di Abel dice proprio che lui non ha mai capito le donne. Dice: un giorno stavamo passeggiando e il discorso cade su di loro e gli disse: le donne sono come adorabili farfalle per me. Ammiro i loro colori e il loro luccichio, ma nulla di più. Cioè non le capiva. Quando si risposerà, dopo la morte di Clara, si sposa con una che era un'imprenditrice, una persona, un bel caratterone, dura 6 anni il matrimonio. Cioè, proprio, cioè, anche lì dopo la esclude dalla sua vita una volta sposata, e lei gli ha dato l'aria, però l'ha mazzolato bene anche con
perché ha avuto due figli con l'altra. Probabilmente aveva già una relazione con quella quando c'era ancora viva Clara, perché ne ha portate parecchie. E questa lettera è veramente terrificante, quando scrive ad Abe che purtroppo muore nel 1910 in un incidente in mongolfiera. Quanto Fritz ha conseguito in questi 8 anni, io l'ho perduto e anche di più. E quello che mi è rimasto mi riempie della massima insoddisfazione. Cioè lei si rende conto che lei non ha la forza di carattere per imporsi, ma non ci riusciva nessuno, neanche i suoi colleghi, litigava anche con tutti gli altri. E quindi alla fine finisce che un giorno lei si suicida. Dopo hanno detto che è stato per protesta con l'uso dei gas nella prima guerra, ma in realtà lei aveva scritto un sacco di lettere, quindi non è stato un gesto di impulso. Però non si sa mai quante ne ha scritte, perché lui le ha bruciate e nessuno ha mai saputo cosa ci fosse scritto. Ci ha ripensato un po' verso la fine, quando gli andavano male le cose, che forse il suo rapporto con Clara non era il massimo, ha voluto essere sepolto vicino a lui. Allora, adesso riprendiamo con diciamo i pezzi grossi, e più pezzo grosso di Maria Curie non c'è. Praticamente, almeno Maria Curie la conoscono praticamente quasi tutti, perché è diventato proprio un'icona della scienza, è una donna da record. Allora, qualsiasi ricerca uno faccia, le donne più influenti, le scienziate, oppure anche gli scienziati in generale, non solo donne, lei nell'elenco c'è sempre, in una qualche posizione, perché poi le scelte sono varie, tanto che un giornalista aveva proposto di fare il Monte Rushmore con Einstein, Maria Curie, Isaac Newton e Darwin, invece dei 4 presidenti degli Stati Uniti, ha voluto fare il cambio, dice potremmo farlo così, che secondo me è più importante. Lei è da record perché ci ha lasciato delle invenzioni che hanno cambiato proprio la nostra vita. Il primo è aver scoperto la radioattività, il nome radioattività l'ha inventato lei. Poi vi racconterò com'è stato. E l'uso dei radiofarmaci e quindi anche la radioterapia per i tumori, che è stata iniziata quasi subito con la disponibilità del radio. Poi hanno trovato anche altre sostanze, ma questo proprio ha aperto la strada. In più, durante la prima guerra mondiale, lo Stato non l'ha aiutata, ha fatto tutto lei con l'Associazione delle Donne Francesi, il servizio radiologico mobile, perché gli uomini erano al fronte, quindi fare ricerca erano in pochi, lei aveva il suo istituto, quindi mette in salvo il radio nel centro della Francia, fa un viaggio con una valigia di piombo, con questa fiala di 1 grammo di radio, la mette nel caveau di una banca, perché dice se arrivano i tedeschi a Parigi questo non glielo diamo, e quindi l'hanno nascosto, e fa il viaggio da sola. E poi dice cosa posso fare, e allora leggendo vede che c'è il problema nella prima guerra mondiale, ne ho parlato nella lezione che ho fatto, che poi è stata registrata, sulla chimica nella prima guerra mondiale, che le nuove armi provocavano delle ferite terribili, taschegge, fratture, eccetera. Dice, ma perché non organizziamo un servizio radiologico per aiutare i medici quando operano, in modo che non maciurino le persone, per cercare tutte le schegge, oppure vedere dove sono le fratture. Quindi dopo cosa facevano? Amputavano alla grande, quindi questo ha salvato molte persone da mutilazioni, perché lì era macelleria. Poi verso la fine della guerra mandavano al fronte come ufficiali medici i ragazzi del secondo anno di medicina, perché non ne avevano abbastanza. Per cui possiamo immaginare, hanno imparato tanto, ma sulla pelle delle persone. E poi l'idea che condivideva col marito Pierre, che la salute deve essere a disposizione di tutti, quindi loro non hanno brevettato le scoperte proprio perché potessero essere accessibili a chiunque. E infatti il giorno della giornata mondiale della fisica medica si festeggia il 7 di novembre, che è il suo giorno di nascita, proprio in onore di Maria Curie. Tra l'altro lei non è mai riuscita a entrare all'Accademia delle Scienze di Parigi, quella di medicina invece l'ha presa. Quindi
Il marito c'è entrato con molta fatica perché non aveva omaggiato tutti i grandi papaveri dell'università. Sua figlia Irene, anche dopo il Nobel, non è entrata, e nemmeno sua nipote, perché sono tutti scienziati nella loro famiglia, tra fisici, astronomi, biologi. Sono tutti, sia dalla parte del marito che dalla parte sua, ci sono tantissimi scienziati. Infatti su YouTube ci sono le interviste a sua nipote. Ed è stata la prima persona che ha ricevuto due Nobel, uno per la fisica nel 1903, i Nobel sono iniziati nel 1901, insieme al marito e a Becquerel, e nel 1911 da sola per la chimica. Quindi l'ha ricevuto, tra l'altro l'unica che l'ha ricevuto in due discipline scientifiche, di quelle hard, cioè non... perché Pauling ne ha avuto per la pace, però proprio per la scienza, altrimenti molti ce l'hanno doppio, due volte la chimica, come Sanger, anche Sharpless, l'ultimo era il secondo giro. E poi è stata la moglie, la madre e anche la suocera di premi Nobel, perché la figlia Irene e il marito Frédéric Joliot hanno ricevuto il Nobel per la chimica perché hanno scoperto la radioattività artificiale. E hanno mancato per un pelo due scoperte, una la fissione nucleare e l'altro la scoperta del neutrone. Per cui erano... l'altra figlia, che non avendo lavorato sulla radioattività, è arrivata a 100 anni, mentre gli altri sono tutti morti prima, con problemi dovuti ad aver maneggiato sostanze radioattive, e anche lei è passata a Stoccolma col marito Henri Labuis. Lei è una concertista, una giornalista, ha lavorato molto come corrispondente di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale e poi ha lavorato per l'UNICEF. Quindi sono andati a ricevere per conto dell'UNICEF il premio Nobel per la pace. Quindi a Stoccolma ci sono passati tutti. Dunque, dove nasce? Vi dicevo, Clara Immerwahr nasce nella parte della Polonia che era finita sotto l'impero prussiano. Invece, che era più o meno qua, Breslau era proprio nella punta, in questa zona qui, invece lei nasce a Varsavia, che era sotto il dominio russo. Era un dominio molto, molto rigido, che controllava la società, quindi aveva cercato di mettere, diciamo, in silenziare la piccola aristocrazia terriera e le classi medie istruite della Polonia, in modo che non si ribellassero di nuovo. E invece aveva sostenuto di più gli operai contadini, che poi spesso erano analfabeti, così li governavano meglio. E l'istruzione si faceva nelle scuole esclusivamente in lingua russa, era proibito insegnare la storia della Polonia. Poi loro lo facevano sempre di nascosto, quando arrivavano le ispezioni di sorpresa avevano tutto un sistema di campanelli, per cui nel giro di 5 minuti erano a studiare in russo su altre cose e poi dopo ricominciavano quando andavano via, perché comunque non si sono mai fatti tanto piegare. E lei nasce in questa casa, in via Freta, a Varsavia, adesso è la sede del Museo Curie. Allora era la sede di una scuola superiore per ragazze di buona famiglia. E la madre era la direttrice di questa scuola, quindi abitavano lì e lei è nata in casa. Poi dopo qualche anno si dovranno trasferire perché la madre si ammala di tubercolosi. E tra l'altro sarà bravissima perché riuscirà a non far infettare nessuno dei familiari, non li toccherà più i figli, disinfetterà tutto. E quindi riuscirà comunque a mantenere i rapporti, però lei che era la più piccola ne ha sofferto un pochino di più. Il padre anche lui era un insegnante, dato che non era tanto ossequiente verso le autorità russe, ogni tanto gli abbassavano lo stipendio, insomma con 5 figli avevano un po' problemi economici, anche tutto quello che doveva fare per studiare erano abituati a fare con molto poco. E questa è la composizione della famiglia, la più grande è Sofia, che assisterà anche la madre quando andava in sanatorio, ma muore di tifo quando aveva 14 anni. E dopo un po' la gestione, diciamo, la parte femminile della gestione casalinga, sarà tenuta dalla sorella Bronislava, che poi diventerà medico. Poi abbiamo il fratello Josef, che anche lui diventerà medico.
Elena, che diventerà un'insegnante e un'ispettrice scolastica, e questa è la piccola Marie. Quindi hanno tutti studiato, il padre li aiutava, tamponava le carenze dell'insegnamento, soprattutto per le ragazze. Le scuole erano corte, tutte le gente all'inizio Novecento e così le lauree si facevano in 2 o 3 anni, cioè non è come adesso che sono così lunghe. Per cui lei frequenta questa, adesso è un hotel a non so quante stelle, questa scuola per ragazze di buona famiglia, dove gli insegnanti erano bravi, però non è che potessero insegnarle più di tanto, e a 16 anni si diploma con la medaglia d'oro, come aveva fatto sua sorella e anche suo fratello. Quindi loro erano, però dicevano tutti i fratelli che lei aveva una marcia in più, nel senso che era velocissima a imparare. Lei ha imparato a leggere e a scrivere mentre assisteva ai fratelli che cercavano di imparare a leggere e a scrivere, imparato prima di loro, anche se era più piccola. E quando si concentrava, una volta hanno fatto uno scherzo, lei stava studiando, le hanno montato tutte le sedie dietro. Tutto, e lei non si è accorta di niente, poi ha fatto cadere, immaginiamo, il fracasso, lei si è girata e ha detto che sciocchi, e poi si è andata via. Cioè proprio era imperturbabile. Questo è il suo diploma, ovviamente scritto tutto in rosso, e poi il padre le concede un anno di vacanza, perché aveva studiato tantissimo, poi lei era anche brava con le lingue, quindi sapeva bene il russo, il tedesco, il francese, poi ha imparato anche l'inglese, che le servirà tantissimo, e era stato uno studio molto concentrato. Per un anno va dai parenti in campagna e si diverte. Cioè, a lei piace fare sport, cioè uno dice lo scienziato che sta sempre sui libri, no, lei andava a cavallo, ballava fino a mezzanotte la sera e così, si rilassa per un anno, stacca la spina, poi dopo torna, solo che non potevano andare all'università, non c'era neanche le scappatoie che aveva avuto Clara Immerwahr con i prussiani. Però i polacchi si erano organizzati, avevano creato, ed è una donna che l'ha inventato, con un nome che non ho idea di come si pronuncia. Un codice fiscale. Sì, più o meno, esatto. L'università Volante. Si chiama Volante perché era clandestina, e praticamente cambiava sede ogni tanto, perché se li beccavano i professori finivano in Siberia. Ed era, insegnavano in polacco e insegnavano tutto. Ricordatevi? E ha laureato circa 5.000 donne, e c'erano anche intellettuali, professori molto di valore. Però c'è il problema di cosa fare dopo, perché l'alternativa è andare a fare l'istitutrice nelle case, fare la governante che poi educava anche i bambini. Avevano problemi economici, però la sorella Bronia voleva studiare medicina, e quindi dovevano andare a Parigi, le prendevano le donne alla Sorbona. E allora però poteva, lei aveva messo da parte un po' di soldi, il padre poteva darle qualcosa, ma solo per un anno e mezzo, quindi non ce l'avrebbe fatta a laurearsi. E allora fanno un patto fra sorelle, cioè Maria dice: io sono la più piccola, tu ti sei occupata di noi, è giusto che tu parta per prima, tu vai, io comincio a lavorare, tutto quello che guadagno te lo mando, poi quando tu ti sarai laureata farai lo stesso con me. E quindi lei, Bronia, parte per Parigi e lei si seppellisce in un posto imbucato da una famiglia con tanti figli, e per 3 anni fa l'istitutrice, studia come può, il padre le manda della roba, lei va nella biblioteca, insomma si arrangia. Infatti lei quando arriverà poi a Parigi avrà il problema di aver avuto un'istruzione un po' a macchia di leopardo, cioè non organizzata bene, perché ha fatto con quello che c'era. Per fortuna dopo 3 anni riesce a tornare a Varsavia, a lavorare in una famiglia, in un ambiente un po' culturalmente un po' più vivo, e frequenta il laboratorio di chimica e fisica gestito da suo cugino, che era stato assistente di Mendeleev a San Pietroburgo, e ci sono dei grandi chimici, e quindi lei, finito il suo lavoro, frequentava questi laboratori, e lei sarà sempre grata a questi insegnanti, perché quello che è riuscita a fare lei con
la separazione del radio, del polonio, dal minerale, sarà stato proprio possibile grazie alle tecniche che ha imparato in questo laboratorio. E poi arriva la lettera della sorella che si era sposata, stava per avere un figlio, e il marito era un medico polacco in esilio, quindi dice: se puoi venire a Parigi ti ospitiamo noi, quindi hai vitto e alloggio garantito, e quindi parte. Però quando arriva erano 23 donne alla Sorbona e 1850 uomini per studiare. Poi le donne erano tutte straniere, non c'era nessuna francese, però potevano laurearsi. E lei si iscrive a fisica con l'obiettivo di laurearsi in 2 anni. Era molto dura perché poi lei abitava fuori Parigi e perdeva 1 ora e mezza tutti i giorni a fare avanti e indietro con le carrozze del tempo. E allora a un certo punto decide di fare una cosa faticosa, ma necessaria, di trasferirsi vicino alla Sorbona, alle famose soffitte che dipinte da impressionisti senza riscaldamento, cioè quelle dove si ghiacciava l'acqua nel catino al mattino, e mangiando poco. Lei ogni tanto sveniva per poco cibo, allora qualche amico polacco avvisava la sorella, lei e il marito se la portavano a casa, la rimpinzavano per 1 settimana, poi lei tornava a lavorare e studiava nella biblioteca, che era riscaldata, fino alle 10 di sera. Quindi ha fatto sempre con pochissimo e lo farà tutta la vita, e in 2 anni riesce a laurearsi ed è la migliore del suo corso, con anche lo scoglio della lingua, perché se uno ha studiato una lingua straniera sa benissimo che la prima volta che va all'estero non è così subito facile anche prenderci l'orecchio. Poi i parigini parlano abbastanza spediti, poi lì doveva parlare di scienza, quindi non era da poco. Dopodiché lei vuole laurearsi in matematica, con l'idea, finita la matematica, di tornare in Polonia e fare l'insegnante. Riesce ad avere una borsa di studio per studenti polacchi, che poi lei restituirà col primo premio che riceve, che è stato forse un caso unico, perché dice: io ho avuto questa opportunità, voglio farlo anche per altri, non è che ne avesse tanti di soldi. E accetta anche un lavoro sugli acciai perché per rimpolpare questa borsa di studio, che non è che fosse ricchissima. È lì che si incrocia il suo percorso con quello di Pierre Curie, perché il suo prof non aveva il laboratorio attrezzato e le strumentazioni per fare quel lavoro. Dice: guarda che c'è il professore Pierre Curie in un altro istituto che ha tutti i macchinari adatti e anche lo spazio per questo tipo di ricerca. E quindi si incontrano e si capiscono subito come persone, come scienziati. Lui aveva qualche anno più di lei, nessuno dei due voleva sposarsi in realtà, però alla fine lui le chiede di sposarsi. All'inizio lei non vuole sposarsi perché vuole tornare in Polonia. E lui ha detto: beh, va bene, dice, vengo io in Polonia. Quindi cioè, era eccezionale Pierre, veniva da una famiglia che era molto moderna per i tempi, cioè con una capacità di anche dare risalto al lavoro della moglie. Lui non l'ha mai messa in ombra, addirittura quando chiedevano qualche cosa di matematica dice: andate da Marie che queste cose le sa meglio di me. Per cui è stato fondamentale, perché la società non l'ha aiutata per niente. Questo è il giorno del matrimonio, si sposano in comune. Questo vestito, che dicono fosse blu, in realtà era un regalo di una parente e lei se l'è fatto fare dicendo: fallo in modo che io poi possa usarlo per lavorare in laboratorio. Quindi di soldi non ce n'erano tanti. E questa è la partenza per il viaggio di nozze in bicicletta. Bicicletta? Sì, sì, è un regalo di nozze. Eh beh, o quella o a piedi. Quindi niente cavalli? No. Ma i cavalli costano, È un bel regalo comunque. Ma i viaggi di nozze, se i soldi non ce li hai, non ce li hai. Loro si accontentavano veramente di poco, anche perché lui non aveva uno stipendio eccezionale, perché non era nel giro dei grossi accademici. Lei finita, si laurea in matematica e vuole dedicarsi subito all'insegnamento. Lei insegnerà sempre in un liceo per ragazze, alcune diventeranno anche sue assistenti, perché ci sono le sue lezioni di fisica
era molto brava anche a insegnare, ci teneva a insegnare anche alle donne, perché visto quello che aveva patito lei. Però dice no, prenditi il dottorato, perché così poi quando ti cerchi eventualmente un lavoro hai anche, diciamo, più possibilità. E decide lui di lasciare il suo momento di ricerca. Lui aveva scoperto la piezoelettricità. Uno dice cos'è? La piezoelettricità è la capacità di alcuni cristalli sottoposti a pressione di far passare, diventare conduttori. Pensate all'accendigas, tutti quei cosini si basano su quel principio lì. L'avevano inventata lui e il fratello, le apparecchiature, ma sono stati, non l'hanno voluta brevettare, sempre per l'idea che la scienza deve essere per tutti. Infatti per quello avevano anche pochi fondi. E allora dice, prendiamo insieme un settore nuovo, ma non troppo trafficato, perché non avendo tanti soldi come i grandi laboratori tedeschi o inglesi, c'era il problema poi di non avere abbastanza fondi per fare un lavoro fatto bene, cioè non dovevi avere uno col fiato sul collo. E pensano di lavorare sui famosi raggi uranici che aveva scoperto, ma non aveva capito cosa fossero, Henri Becquerel. Cioè si erano scoperti i raggi X con i tubi di Crookes, Röntgen. Che c'è? Potremmo dare mani. Sì, in silenzio però, perché visto che cioè io di solito tenti fare come le prof, mio amico quando è andato a insegnare, lei che ha la bocca aperta, venga alla lavagna, l'interrogava tutte le volte. Godremo di un po' di silenzio. Allora, Henri Becquerel scopre che i minerali di uranio sono in grado, se messi al sole, di impressionare le lastre fotografiche. Cioè lui prendeva la lastra fotografica, ci metteva il pezzo di minerale di uranio, la metteva al sole e trovava la lastra impressionata. E una volta fa un esperimento e ci mette una lamina di metallo che era fatta a croce e poi la mette su, solo che la nuvola, dice, aspetto, quando viene il sole, la mette in un cassetto al buio e si ritrova la lastra impressionata. E allora capisce che non è il sole, non c'entra niente il sole, ma è nel minerale di uranio che c'è qualcosa che emette una radiazione e li chiama raggi uranici. Poi in realtà non ha capito cosa fossero. Partono da quello lì e quindi rastrellano tutti i minerali di uranio che si trovavano nei musei dai colleghi e cominciano a studiarli. Non usano le lastre fotografiche perché non si fa una misura quantitativa con la lastra. Usano le macchine che aveva inventato Pierre con il fratello e misurano la conducibilità dell'aria, così hanno dei numeri, perché in scienza se non dai i numeri giusti, solo a raccontare le cose, e lì il passaggio è stato dall'alchimia alla chimica, cioè quando si cominciano a fare le misure e diventa tutto un po' più serio. E Marie si accorge che in realtà non è il minerale in sé che è radioattivo, ma l'uranio, elemento che c'è nel minerale, perché dice che io abbia un ossido, un solfuro o qualsiasi altra cosa, è sempre radioattivo. E la radioattività dipende da quanto uranio c'è dentro. Quindi è una proprietà, si dice, intensiva. Però con i minerali si accorgono che quando hanno estratto l'uranio, il materiale era ancora radioattivo. E soprattutto era molto più radioattivo di quanto sarebbe dovuto essere con il solo uranio. E quindi capiscono che c'è dentro qualcosa di sconosciuto. Qui vediamo, questa era la tavola periodica che si conosceva prima del lavoro di Pierre e Marie Curie, fino all'anno prima. Ci sono dei bei buchi. Loro scoprono il polonio, il radio, e il loro collaboratore De Bierne l'anno dopo l'attinio. Quindi scoprono tre elementi chimici. E quindi capiscono che c'è un nuovo fenomeno e lei lo chiama radioattività. Il nome l'ha inventato Marie Curie. Questo è il laboratorio in Rue Le Monde dove loro lavoravano. Lo chiamavano il laboratorio color del cielo perché il radio fa diventare il vetro azzurrino e fluorescente al buio. E quindi a volte andavano di notte a guardare, era pericolosissimo, però vedere perché era uno spettacolo affascinante. Il posto era una topaia. Quando il grande chimico tedesco Oswald, che era stato un grande elettrochimico, voleva vedere il laboratorio dove avevano isolato il radio, allora
All'inizio ho pensato che l'avessero preso per i fondelli, ma ha fatto uno scherzo, dice, ho visto una roba che era una via di mezzo fra una stalla e un capanno per conservare le patate. Poi ha visto in fondo le apparecchiature di Pierre e dice, oh caspita, quello lì è proprio il laboratorio. Una schifezza. Il lavoro era un massacro, perché arrivavano queste tonnellate di scorie di scarto della miniera, proprio pietroni, quindi venivano tirati giù a martellate, ridotti in polvere e poi buttati in acido nitrico, che tra l'altro fa dei vapori che sono tossici, irritanti e tutto, e si è visto che la parte che si scioglieva era quella più radioattiva, quindi lava e separa, lava e filtra, poi veniva fatto bollire in questi pentoloni così grandi che praticamente lei doveva salire su una scala con una sbarra di ferro per mescolarlo, cioè un lavoro fisicamente massacrante, in modo da concentrarlo, e poi bisognava separare gli altri. E il bario, che era un contaminante, si tirava via con l'acido solfilico, quindi la puzza da zolfo, le facevano fuori quelle cose lì perché erano dentro. A un certo punto dovranno lasciare il laboratorio perché era talmente radioattivo che non si riuscivano più a fare le misure, cioè misurava a vuoto. Tuttora sia gli appunti di Maria Curie che le apparecchiature sono sotto piombo perché non si possono vedere, cioè ti fanno firmare, dicono 2000 cose perché sono estremamente radioattivi. Anche i suoi appunti di cucina erano radioattivi. Questa è l'apparecchiatura per le misure, questa l'hanno ricostruita e nel museo, perché anche quella era radioattiva. E questo è un campione di radio mostrato a un convegno che si vede la fluorescenza. Quindi vediamo, questa è la parte finale del lavoro quando ormai abbiamo i pochini, perché da 7 tonnellate di uranio viene fuori un chilo di radio. Un grammo di radio, e il polonio ne vengono 0,1 milligrammi, quindi 10.000 volte di meno, cioè è un lavoro infernale. Questo è il secondo laboratorio, prima era un obitorio. Lo Stato francese glielo dà quando si cominciava, circolava la voce che la Svizzera, un'istituzione svizzera, voleva offrirgli un laboratorio bello e degli stipendi che in Francia se li sognavano. Allora gli danno questa schifezza qua, che comunque era meglio di quello che avevano prima. Questo è il famoso quaderno di Maria Curie con tutti i suoi disegni, quello super radioattivo, e questa è la sua tesi di dottorato, che viene pubblicata l'anno in cui ricevono il premio Nobel, nel 1903. Allora, è stata candidata, tutte e due, nel 1901, ma l'ha vinto Röntgen per i raggi X. Poi, l'anno dopo, sono stati candidati, non gliel'hanno dato. Il terzo anno vengono candidati, perché non è che uno si candida da solo, Becquerel e Pierre, ma non Marie Curie. Quando Pierre lo sa, manda un telegramma all'Accademia delle Scienze dicendo o lo date anche a Marie o io non vengo, lo rifiuto, perché c'è uno scandalo. E allora, perché aveva avuto la candidatura, prima riesce a vincerlo, però non lo dividono in tre il premio. Metà a Becquerel e l'altra metà loro due, quindi loro hanno preso un quarto a testa. Poi lui diventa professore alla Sorbona di fisica, lei entra come assistente. Il telegramma di conferimento di posto di assistente a chi lo mandano? A Piera, mica lo mandano a lei, cioè non se ne può uscire. Nel frattempo lei aveva avuto la prima figlia, Irene. Perde un bambino in mezzo, poi l'anno dopo il Nobel nasce anche la seconda. Comunque tutte e due soffrivano molto per il contatto con il radio. Il radio attacca anche le ossa. Pierre aveva dolori in continuazione alle mani, poi avevano ustioni, avevano sempre le dita incerottate. Dicendo che lei faceva spesso così anche, perché perdeva la sensibilità nelle dita. E, insomma, ogni tanto non stava bene, perché comunque non si sapeva nulla di queste cose. Infatti all'inizio tutti cominciano a usare il radio, poi succedono catastrofi su catastrofi. Questo è il diplomino del Nobel, di loro due.
E questa è famosa, un giornalista, Pia non si faceva mai intervistare, ma anche lei scappava sempre via perché non aveva tempo da perdere con i giornalisti. Allora un giornalista riesce a incantonarla e dice: signora Curie, come si vive accanto a un genio? E gli ha risposto: non lo so, lo chiedo a mio marito. E poi se n'è andata via. Comunque era tostissima, perché Rutherford, che era un neozelandese che lavorava, è quello che ha scoperto il protone, in Inghilterra, una volta una riunione lei non stava bene, non c'è andata, e lui dice: anche bello, perché dice altrimenti, dice, lei è tostissima, ce l'aveva fatto morire, perché lei quando poi si piantava era veramente tosta. E d'altra parte era una questione di sopravvivenza, perché altrimenti l'avrebbero asfaltata. Poi ne ha passate di tutti i colori, perché poi era straniera, ogni tanto veniva fuori queste cose. Ha avuto dei momenti difficili e poi il momento terribile quando muore il marito, viene investito di notte, sta tornando a casa, pioveva, era buio, da una carrozza, e muore sul colpo. E ovviamente cosa fa la Sorbona? Dice: ti do una pensione e te ne stai a casa. Non avrà fatto il gesto dell'ombrellino, perché è una roba italiana. Gli ha detto: ho 34 anni, ma volete scherzare, che io voglio lavorare. Per 2 anni insegnerà come supplente del marito, poi finalmente ottiene la cattedra, è la prima donna alla Sorbona che ha la cattedra in fisica. È un record. Però interessante il biglietto di visita, Madame Pierre Curie. Questa è una cosa che nasce in Inghilterra, la chiamano la couverture. Cioè le donne quando si sposavano, anche nei paesi anglosassoni, quando ti sposi prendi il cognome del marito. Infatti negli articoli scientifici a volte si trova il nome di una, poi tra parentesi, in francese né, nata con il nome da signorina, perché altrimenti non riesci a ricongiungere la carriera prima e dopo il matrimonio, perché pubblichi con un cognome diverso. Questo anche adesso. E allora veniva indicata non solo col cognome del marito, ma anche col nome di battesimo. Spariva, leggete i romanzi di Jane Austen, queste cose ci sono, la signora. Mettono il nome solo se c'è l'omonimia con la suocera o con qualche parente. Quindi in alcuni paesi ancora prendono, sono chiamate con il cognome, ma anche col nome di battesimo. Cioè spariscono. Cioè è una cosa che abbastanza fa arrabbiare. E poi nel 1911 riceve il premio Nobel per la chimica. È bello il suo discorso, perché la frase che dice ti trasmette l'idea di una persona che è entrata in un mondo maschile ma mantenendo la sua femminilità, che cosa che a volte non si fa, cioè deve diventare una uoma, come si dice, per sfondare, questo è sbagliato. E lo definisce così: la radioattività è un neonato che ho visto nascere e ho aiutato a crescere impegnando tutte le mie forze. Il bambino è cresciuto ed è diventato bellissimo. Cioè è proprio, cioè è una persona completa, ecco. Poi dopo riesce ad avere il suo magnifico istituto del radio e scoppia la prima guerra mondiale. Cioè, lei rischiava di vederselo distrutto dai tedeschi, perché se avessero invaso Parigi, hanno rubato, in Polonia hanno rubato il radio che avevano messo lì da parte. E si inventa, impara a guidare i mezzi, perché ogni tanto l'autista finiva fuori e dice: ci è andato a sbattere contro un albero, dice, adesso imparava, lei si cambiava le gomme, faceva tutto. E vanno sui luoghi di battaglia, e nel giro di 2 anni organizza 20 unità radiomobili e 200 centri, per cui loro assistevano i medici di là dalla lastra e gli dicevano dove stavano le schegge. In questo modo hanno assorbito una quantità di raggi X da paura. E lavora con lei la figlia Irene, che aveva 19 anni ed era entrata nella Croce Rossa. Tutte e due moriranno di anemia perniciosa, anemia plastica, più avanti nel tempo, e molti dicono che l'anemia di Maria Curie è probabilmente dovuta più all'esposizione ai raggi X che non al radio, perché il radio attacca le ossa, non attacca il sangue. E quando hanno traslato i resti suoi di Pierre al Pantheon, sono dentro una bara di piombo, però la radioattività non era tanto alta, quindi
questo confermava che probabilmente è stata questa operazione. Tante donne, erano tutte donne che lavoravano a fare questo, se ne sono ammalate nel tempo parecchie, perché adesso c'è più protezione per i radiologi, ma allora non si sapeva. E poi gli effetti sono lunghi nel tempo. Non le danno neanche una medaglia, niente. La figlia ha la croce al merito perché era una croce rossina e quindi a loro le hanno date a tutte. Cioè lei ci ha messo i suoi soldi, i suoi impegni, i soldi del Nobel, li ha tutti investiti in queste cose, neanche grazie. È un mondo un po' schifoso. Finita la guerra, la figlia prende il dottorato e poi cominciano a lavorare assieme. È la partner perfetta, perché sua figlia Irene aveva esattamente il carattere di suo padre, quindi andavano d'accordissimo. Perché era molto chiusa, ma erano una sintonia perfetta. Anche su questo, quando parlano dello sminuire le donne, allora, tanti dicevano, Maria Curie ha fatto tutto perché il lavoro era quello di suo marito, ma ha continuato anche dopo che era morto, ha avuto un altro Nobel, però questo non riconoscere. Dopo dicevano di Irene che ha fatto carriera perché era la figlia di Marie, al marito di lei perché era il marito era il genero, cioè veramente è una schifezza che non finisce più. Qui è quando riceve, entra nell'Accademia di Medicina e la sua lezione sulla radioattività, perché ci sono tutte le applicazioni mediche. E questo è il famoso congresso del Solvay con il più alto tasso di quoziente di intelligenza che si sia mai visto in una foto. Ci sono 18 premi Nobel, tra cui Albert Einstein, Bohr, cioè tutti i grandi nomi della storia dell'atomo, di tutto, sono tutti qua. C'è una sola donna, Marie Curie. Lei ha partecipato a tutte, negli ultimi due ci saranno anche Irene Curie e Lise Meitner. Questa è la foto con Albert Einstein. Albert Einstein aveva un'ammirazione sconfinata per Maria Curie, perché diceva che era la scienziata più brava e anche più onesta dal punto di vista intellettuale e rigorosa che avesse mai conosciuto. E infatti lui è rimasto amico, facevano le vacanze insieme, ha fatto le vacanze insieme in Svizzera con i bambini, le due famiglie, e poi era amico, questa è la seconda figlia. Marie Curie muore nel 1934, riesce a vedere gli esperimenti di Irene e Frédéric Joliot sulla radioattività artificiale, il Nobel no, perché gli viene dato un anno dopo la sua morte. E questi sono i coniugi Joliot Curie. Sarà dura, si ammaleranno, cioè non avranno una vita lunga nessuno dei due, perché tutti risentiranno dell'aver lavorato sulla radioattività, anche lì, ma perché era il genero di questo, ma perché era quello, cioè non cambia niente. E poi passiamo a due personaggi che hanno avuto due vite completamente diverse lavorando nello stesso settore, che sono due cristallografe. Rosalind Franklin, che per il DNA, e Dorothy Hopkins per la vitamina D, l'insulina, fatto le strutture, i raggi X di un sacco di molecole. Lei è riuscita ad avere il Nobel, ha cercato di sfilarglielo più volte, ma ce l'ha fatta. Sono cristallografe. La cristallografia la dobbiamo ai padre e figlio Bragg. Hanno vinto il Nobel insieme, padre e figlio, perché hanno scoperto che irradiando con i raggi X, con l'angolo giusto, i cristalli di una molecola, si possono ricavare dalle impressioni, dai rimbalzi dei raggi sulla lastra fotografica, le posizioni degli atomi del cristallo. Noi diciamo chimici fare la foto alla molecola. Allora, anch'io, quando facevo sintesi poi chimica organica, se avevo i raggi X ero in una botte di ferro, perché voleva dire che sapevo esattamente come erano messi tutti gli atomi nello spazio. Quindi hanno fatto un'infografica e le due storie hanno avuto epiloghi diversi, perché ci sono state storie differenti, ma anche familiari. Non è che lei abbia avuto un marito che l'ha aiutato, è stato più che altro una palla al piede. Però caratteri diversi, anche culture diverse. Lei, Dorothy Hopkins, ha scoperto la struttura della penicillina, quindi ha capito poi come fare quelle sintetiche, la vitamina B12,
hanno cercato di sfilarle la scoperta, perché un suo collega scopre che un suo collega vuole presentare la struttura che ha fatto lei della vitamina B12 a un convegno. Lei lo sa, si arriva al convegno e si mette lì in prima fila così. Adesso vogliamo vedere perché ha rischiato che glielo... Qualcuno l'ha avvisata che c'era questa cosa. L'insulina ci ha lavorato 20 anni, perché l'insulina... questo è il suo disegno, è un macello da fare. Ma anche tanti enzimi, la vitamina D, gli steroidi. Lei ha fatto strutture ai raggi X, era bravissima, e si montava tutto a mano. I raggi X richiedono una manualità pazzesca. Tenete presente che lei all'età di 14 anni ha cominciato ad avere i sintomi dell'artrite reumatoide, alla fine aveva tutte le mani deformate, non si sa come sia riuscita, riusciva ancora a montare i cristalli. E ha una storia particolare, perché qui la vediamo alle superiori, lei e la sua amica, nell'angolino, perché erano riusciti a ottenere l'autorizzazione per frequentare il laboratorio di chimica con i maschi, perché le femmine non seguivano il laboratorio, ma si è incaponita e quindi c'è riuscita. Dorothy Hawkin ha avuto una famiglia particolare, perché il padre era un diplomatico, era un archeologo che era nel corpo diplomatico britannico e insegnava e lavorava in Sudan, era Khartoum. E la madre era un'archeologa dilettante, perché la nonna di Dorothy non l'ha mai fatta studiare. E quindi lei ha imparato dal marito. E quindi loro ogni tanto, dopo il lavoro, facevano grandi scavi archeologici. E anche lei andava con loro. Però tante volte si è trovata in Inghilterra con fratelli e sorelle a gestire la famiglia da sola, fin da piccola. Dopo, quando avrà un marito che non avrà mai un lavoro stabile, ma sarà in giro per il mondo anche con l'amante fissa, lei farà sempre tutto da solo con 3 figli, perché tanto, e anche con problemi di salute, perché tanto era abituata ad arrangiarsi. E lei però aveva questa capacità eccezionale, questo disegno l'ha fatto lei. Cioè lei ha partecipato agli scavi, ha preso gli appunti, tornata a casa a memoria, sulla base, ha ricostruito tutto il mosaico alla perfezione. Guardate la precisione del lavoro. Adesso è all'università di Yale. Questa capacità di vedere in 3D, questa memoria anche fotografica, è stata preziosissima per il suo lavoro da cristallografa, perché lei guardava una struttura e, come dice un suo amico, dice, l'ha guardata, ha sfogliato queste cose, dice, ho già capito come è messo. Cioè lei nel suo cervello, un po' come gli scacchisti che vedono le partite, le vedono come se le avessero lì, riusciva a vederlo. Una volta ha incontrato Rosalind Franklin, che gli ha fatto vedere le sue cose del DNA, gli ha fatto vedere 3 strutture e lei l'ha guardata e ha detto questa no, questa sì. E ci aveva preso, perché aveva proprio una capacità eccezionale di fare, di vedere le cose, non solo, ma aveva un bellissimo carattere. Cioè lei sapeva farsi voler bene. E ha studiato a Oxford in un collegio femminile dove le hanno aiutate, fra donne si sono aiutate tanto. Perché quando è rimasta incinta, che aveva una borsa di studio, non c'era la maternità. La direttrice del Somerville College le ha fatto avere un grant, perché il marito era in giro che sicuramente non l'aiutava. Questo è il marito, il lumacone è apparso solo per la cerimonia dei 9. Le ha creato anche dei problemi, a lei gli voleva bene lo stesso. Era abituata a fare abbastanza con poco. Questo è un ritratto delle sue mani che le ha fatto Henry Moore, il grande scultore inglese. Questo è un ritratto. Lei stava facendo le sue cose e questa pittrice l'ha disegnata. E l'ha disegnata con 4 mani, perché dice, con queste mani tutte rovinate, tutte contorte, ma dice, ma era velocissima. E sembrava che ne avesse tante. E allora l'ha disegnata con 4 mani. Qui vediamo com'era ridotta. Però lei è andata a lavorare sempre in laboratorio, anche dopo la pensione, comunque spesso si muoveva in sedia a rotelle perché faceva fatica a camminare, ma è andata fino all'ultimo. Questa è la cerimonia, ecco, che c'è stato l'ectoplasma che è comparso. E questo, il marito inesistente. Ma chi ha mai visto? Sì, sì, poi c'aveva la sua amante, ormai a un certo punto stava in casa con loro l'amante, perché che devi fare? Ma
i giornali, Nobel per una casalinga inglese. Cioè, per un uomo una cosa così non l'avrebbero mai detta. Dice altro secolo. Andrea Ghez, qui siamo molto più vicini, mamma in nuotatrice. Cioè, un fisico. Oppure, questo l'hanno detto sia Le Monde che da noi il Corriere si è accodato, Thelma e Louise del DNA. Cioè, ma stiamo scherzando. Cioè, per un uomo non direbbero mai queste stupidaggini qua. Comunque lei ha ricevuto, non ha ricevuto il cavalierato perché lei anche per questioni politiche non l'avrebbe mai accettato, però ha avuto qualcosa di più, l'ordine del merito del Regno Britannico, è la seconda donna che lo prende, la prima è stata Florence Nightingale, quindi lei l'ha avuta da Elisabetta e Florence dalla Regina Vittoria. E la Thatcher è stata una sua allieva perché era laureata in chimica, ha detto non particolarmente, non una cima, però la Thatcher aveva la sua foto e le era rimasto affezionato, e lei che era di idee politiche completamente diverse, il marito era comunista, figurarsi, quando però c'era qualche legge che non le piaceva pigliava sul telefono, telefonava alla Thatcher. Invece Rosalind Franklin, la lady del DNA, ha avuto una storia più tragica. È una famiglia diversa, perché Rosalind Franklin apparteneva all'alta borghesia ebraica britannica, quindi un'educazione molto vittoriana, ancora molto rigida, che non è che gli aiutassero anche ad avere una facilità di rapporti umani, perché erano ricchi i suoi, però non è che vivessero nel lusso lo stesso. E lei ha fatto tutto a Cambridge, e lì è un ambiente molto meno aperto alle donne di quello di Oxford. Lei ha dato contributi nello studio del carbonio, della grafite, questo è iniziato durante la guerra, erano anche attività che servivano per lo sforzo bellico, prima a Londra e poi a Parigi, poi la struttura del DNA, e lì le hanno shippato il Nobel, questa è la famosa foto 51, che è stata mostrata dal suo capo a sua insaputa a Watson e Crick, che ci hanno scritto l'articolo. Poi dopo, quando dovevano pubblicarlo, dato che avrebbero dovuto spiegare come avevano tratto le deduzioni, hanno esercitato un'enorme pressione perché lei pubblicasse prima, per pararsi. Dopo infatti lei starà lì al King's College per un po' di tempo, ma era un ambiente schifoso, proprio dal punto di vista dei rapporti. Lei era stata a Parigi e lì era stata benissimo, lì era proprio un ambiente pessimo. Poi c'era questo incrocio tra il suo capo, che poi gli aveva affidato uno a cui aveva detto che lei doveva essere la sua assistente, invece lei aveva detto che era lei che doveva essere il capo. Quindi... E in mezzo ci sono Watson e Crick, e c'è tutta una triangolazione fra gli Stati Uniti, il Cavendish in Inghilterra, King's College, i laboratori Cavendish e gli Stati Uniti, con sta gente che si passa di nascosto le cose, e ogni tanto si accorgeva che qualcuno le muoveva le sue carte, però non era riuscito a individuarle, infatti appena potuto se n'è andato via. Questo è il primo gruppo dove aveva lavorato sul carbonio. Qui invece è a Parigi, dove è stata benissimo, solo che non c'era il posto fisso. Quindi dopo torna in Inghilterra e si trova a lavorare con queste persone. Il peggiore di tutti è Watson. Watson era una personaccia. Ma anche dopo, lei muore perché dopo, quando va al Birkbeck College a Londra, e trova finalmente uno che le dà uno spazio e capisce il suo valore. Era stato anche il maestro di Dorothy Hodkin e ha sempre pubblicato i suoi lavori con anche il suo nome. Ecco, lì stava meglio, però dopo le viene un tumore all'ovaio e muore giovane. Prova la radioterapia, prova tutto, non ce la fa. Anche lì hanno detto, perché non è stata attenta. Non è che non è stata attenta. Non muori di tumore all'ovaio per l'esposizione ai raggi X, non in un tempo così corto. I raggi X ti attaccano da un'altra parte. In realtà, nella sua storia familiare ci sono tanti casi, perché appartiene a quel gruppo di persone che hanno quel gene, quella variante del gene BRCA. Ci sono, Angelina Jolie si è fatta togliere le ghiandole e tutto per quello.
perché ci sono persone che sono geneticamente predisposte. Nella sua famiglia c'era questo gene difettoso e quindi c'erano stati vari casi, però subito tutti addosso alla vittima, questo è fastidiosissimo. Quindi lei muore prima che venga conferito il Nobel, ma tanto non gliel'avrebbero dato, perché lo danno solo a tre persone, l'ampere Watson e Crick e il suo capo Wilkins, che in realtà era lui che aveva trafugato le foto. È che questi qui non l'hanno neanche ringraziata, loro non avevano fatto niente senza la sua foto, niente. E poi Watson fa di peggio, scrive il libro La storia della doppia elica, che ho detto non leggerò mai. Allora, le università americane non glielo pubblicano perché era veramente, ha spalato mucchi di letame su tutti. Ma veramente una cosa. E lei, la proprio, oltre ad averle fregato il lavoro, la chiama la terribile disbetica, donna non attraente, non era vero, carattere pessimo, molto gelosa del proprio lavoro, e grazie, che trattava gli uomini come ragazzini cattivi e vestiva da liceale. A lavorare, lei si vestiva da lavorare, poi si vedono fuori, lei andava a teatro, era tutta in tiro, ma cioè, cosa vuol dire? Quando ho parlato a un convegno, lui stava guardando come era vestita, avrà guardato le tette, non lo so, ma stiamo scherzando, cioè proprio era... E per lui le donne davano fastidio nei laboratori. Ha avuto delle rogne anche dopo, in tempi molto più recenti, perché se l'è presa con gli africani, che dice che sono meno intelligenti degli altri, dopodiché anche lì, cioè veramente. Perché fa con la sbronca? Ma era veramente un essere squallido. Mentre Crick era, lei è rimasta sempre in buoni rapporti con Crick e la moglie di Crick, anche quando si è trasferito, ma lui era una personaccia. Chiudiamo velocemente con Stephanie Kwolek. Kwolek, anzi, chimico, qui la vediamo, lei si era, il padre era morto presto, che è quello che l'aveva fatto appassionare alle scienze, la madre, non è che non ho finito, la madre lavorava nel settore della moda, è lei che ha mantenuto la famiglia, si è iscritta a chimica, però ha fatto solo il primo gradino, e andava alla Carnegie Mellon, che aveva il college per i maschi e quello per le femmine. Poi lei andava a frequentare lezioni di chimica in quello dei maschi, perché alle ragazze non gli facevano il laboratorio di chimica. Questa è una cosa abbastanza comune. In America non ci si iscrive direttamente a medicina all'università, anche adesso. Cioè prima si fa una laurea breve in biologia, chimica o qualsiasi altra cosa, poi si fa medicina. Cioè medicina è un master. Quindi lei, finito la triennale di chimica, va a lavorare perché non ha i soldi per pagarsi l'università. Quindi dice, vado a lavorare, poi li metto da parte e mi laureo dopo. E va a lavorare, viene presa la DuPont a lavorare sulle aramidi, che sono delle poliammidi come il nylon, però molto rigide. Era una ricerca sperimentale e lei si appassiona, quindi dopo un po' decide di rimanere lì. Ci rimane tutta la vita. Ci rimane tutta la vita. Lei diceva che in quel lavoro lì le donne normalmente ce n'erano poche e di solito quando avevano il primo figlio stavano a casa. Però lei non si è mai sposata e ha risolto il problema. Ma soprattutto lei non si è mai si è trovata in un ambiente in cui non c'era un capo vero. Perché era un lavoro sperimentale in cui nessuno sapeva più degli altri, quindi hanno dovuto imparare tutti insieme. Questo ha creato un ambiente molto più favorevole dal punto di vista lavorativo. E questi devono essere sostituire alcuni metalli in alcune applicazioni. E a un certo punto con una di queste aramidi si trova una sbobba di questo genere. Allora, per filarle, le aramidi, si faceva la sbobba, poi si sparava sotto pressione in una soluzione di acido solforico concentrato, cioè non era un processo delicato, e venivano fuori queste fibre resistentissime. Quando si trova questa cosa, il tecnico, dunque, ci ha messo una settimana per convincere il tecnico a fare il lavoro, perché diceva, ma mi intaso tutto il filatoio, non lo voglio fare. Invece viene fuori questa cosa color oro, meravigliosa, con delle proprietà chimiche pazzesche, una resistenza, cioè a parità di peso è parecchio più resistente dell'acciaio. E
si è aperto un mondo. Dopo lei ha fatto carriera, ma non velocissima. Se fosse stato un maschio sarebbe stato un po' più veloce. Tra l'altro Flori, che è stato premio Nobel per la chimica, per gli studi sui polimeri, l'aveva incontrata perché lavorava anche sui cristalli liquidi e diceva che era veramente brava, cioè aveva lui che aveva l'occhio lungo, ha detto era una veramente in gamba. Come funziona il Kevlar? Il Kevlar nel giubbotto antiproiettile non è uno scudo, non è una piastra di metallo. Sono dei fogli color giallo canarino, non si vede perché è incapsulato nel nylon, di solito nero. Perché se si bagna o viene esposto al sole si rovina. Come funziona? Ogni strato, sono tanti fogli, ogni strato disperde l'energia cinetica e quindi il proiettile non passa, non perché viene bloccato, ma perché perde energia. Poi si vede la gente che cade giù così perché la botta è come prendere un calcio sul petto. E poi sotto c'è il livido. Il Kevlar serve ad assorbire l'energia cinetica per poi disperderla. Esatto, la disperde in ogni strato. Poi quanti strati si mettono, fanno le prove, mettono un manichino di cera e gli sparano da tutte le parti e vedono quanti ce ne vogliono prima che non resti il segno. Cioè, in parole, sono tipo 3-4, mettono diversi fogli. Sì, anche 7. Tutto questo, questo è tutto Kevlar, quello nero. Prima le facevano le tutine degli anni 60, erano delle cose bruttissime. Hanno fatto anche il conto di quanto costerebbe farla, quanto costa fare questa cosa con tutti i materiali giusti. Un milione solo il l'elmo. Sì, perché è di grafite. Il giorno d'oggi. Mica tanto. Allora, se non fosse incapsulato, la tuta di Batman sarebbe così, che sembrerebbe Titti vestito da Batman, perché è giallo. E giallo, io ce l'ho un guanto da andare nel forno della vetreria che arriva fino qua, è di quel colore lì, cioè un manicotto di Kevlar. Poi con il Kevlar si fanno anche dei cavi robustissimi, materiali antifiamma, anche ha sostituito l'amianto nelle tute dei pompieri. Poi anche elmetti anche da guerra e poi ci sono le barche. A Stephanie Vole hanno dedicato una Barbie. In che Barbie? No, una Barbie Barbie. E lei ha detto una cosa giusta, dice forse sarà necessaria un'altra generazione prima che si raggiunga la piena uguaglianza fra uomini e donne. Un'altra, altre due o tre forse. Ma più saranno le donne interessate alla scienza, più il processo sarà veloce. E non ha tutti i torti, perché è la forza peso che funziona. Ho finito.